fuera para trabajar. Estoy trabajando. Ci si rifà i precedenti. Io vorrei leggervi due parole di un precedente di 1600 anni fa, perché tante volte si pensa che le cose siano nuove. 1600 anni fa, vi leggo un brano da Ammiano Marcellino, Istorie, era il 376. Una moltitudine di ignoti barbari, cacciata improvvisamente dalle sue sedi, vagava con i propri cari in gruppi dispersi attorno al Danubio, i quali pregavano e supplicavano che il loro popolo, bandito dalle sue terre, fosse accolto al di là del fiume. La situazione fu motivo più di gioia che di paura, giacché gli adulatori abilmente esaltavano la fortuna del sovrano, dicendo che questo fatto gli procurava dalle più lontane regioni tante reclute, che si sarebbe riversata nell'erario una grande quantità di denaro. E io purtroppo ho dovuto tante volte in televisione commentare questa idiozia del fatto che dei grandi vantaggi che l'immigrazione incontrollata ci porta, perché portano soldi. Stranamente, questi studi finanziati da una persona che ben conosciamo, George Soros, che dicono queste belle cose, va bene. Con questa speranza furono mandati diversi funzionari incaricati di trasportare su veicoli quell'orda. Le autorità si impegnarono con somma cura perché non rimanesse indietro nessuno di quelli che avrebbero distrutto lo Stato romano, neppure se fosse in preda a morbi mortali. Quindi, ottenuto per concessione dell'imperatore il permesso di attraversare il Danubio e di abitare le zone della Tracia, venivano trasportati in schiere oltre il fiume, giorno e notte, su navi, zattere, tronchi d'albero scavati. Poiché il Danubio è un fiume assai pericoloso, e per di più allora in piena per le abbondanti piogge, parecchi perirono annegati, mentre a causa della gran massa di gente tentavano di attraversare controcorrente o cercavano di nuotare. Ecco, non passarono due anni da quell'evento e subito i nuovi arrivati cominciarono a incendiare i villaggi. Cos'altro era un villaggio incendiato, una strage fatta in un villaggio in Tracia, se non terrorismo? Arrivano qua e poi dopo la conseguenza è inevitabile. Poi si arrivò alla battaglia di Adrianopoli e finì molto male. Morì anche l'imperatore. E da lì la caduta dell'impero romano e di tutto quello che era stato conquistato in termini di pace, in termini di tranquillità, in termini di cultura, fu devastato e ci si riprese solo dopo 1000 anni.